Benvenuti ad una nuova puntata di Giona. Oggi ad introdurci eh, è una figura particolare che noi troviamo eh, nei Vangeli ed è quella del bambino o dei bambini. Eh, in particolare eh, nel Vangelo di, eh, di Marco, di Matteo, eh, si parla dei eh, bambini che vengono portati a Gesù e i discepoli anche un po' infastiditi perché di solito i bambini fanno anche un po' di confusione, cercano di allontanarli e Gesù dice lasciate che i bambini vengano a me e eh, eh, di, eh, li benedice. Eh, ma eh, in un altro passaggio eh, notiamo come proprio rispetto ai bambini Gesù, eh, e lo fa soltanto due volte nei Vangeli, in due occasioni, è di una durezza eh, enorme. Eh, lo fa quando va nel Tempio e, vede, e scaccia i mercanti perché stanno offendendo la, la casa eh, di Dio Padre e, e lo fa quando parla dei bambini e di chi viola la purezza dei bambini. E usa parole eh, durissime, eh, che eh, gli venga appesa una macina di asino al collo e vengano gettati nel fondo degli abissi. Uh, chi osa violare uh, i bambini allora chi osa scandalizzare i bambini allora uh, diventa la figura del bambino veramente uh, quanto di più importante uh, alla Chiesa anche da uh, preservare uh, da tutelare, da proteggere uh, anche perché quella purezza è la purezza a cui Gesù ci chiama perché dice fatevi come bambini per poter entrare nel regno dei cieli. Allora è proprio quella purezza che non va mai violata e eh, oggi noi eh, cercheremo di toccare anche un po' questi temi, la delicatezza eh, di questi temi, eh, avendo ben chiaro proprio eh, questo aspetto, che il bambino che il Vangelo eh, ci racconta è il bambino che sta sul cuore di Gesù e che proprio perché e così, vicino al cuore di Gesù, eh, deve essere salvaguardato sempre e a dispetto di chiunque eh, eh, intenda violarlo. È ospite di questa puntata, Don Franco Pecoraro, che è il vicario generale della diocesi di Vallo della Locania, nonché eh, parroco Avellina di Castelnuovo. Ecco, quindi grazie di, di aver accettato il nostro invito. Ci rincorriamo da un po' di tempo proprio per, eh, per riuscirvi ad avere eh, ospite, ma naturalmente gli impegni sono tantissimi, quindi veramente ringrazio di cuore per aver trovato questo, questo spazio. Ah, grazie a te per l'occasione. <ride> un saluto a tutti. Coloro che ci, ci vedono, ci ascoltano, <ride> eh no, infatti, eh. e quello che vediamo, quello che capita eh, spesso, poi pure girando la diocesi, è vedere che casomai qualcuno mi ferma e mi commenta le puntate. Quindi dico: allora stiamo facendo un, un buon servizio, perché eh, quello che cerchiamo di fare qui a Zona è di toccare un po' i temi che riguardano la Chiesa, proprio nello spirito di quel coinvolgimento. Di tutto il popolo di Dio che noi stiamo vivendo anche nel, nel cammino sinodale, quindi eh, è un cammino questo che effettivamente sta aprendo oh, la Chiesa da qualche anno ad, un, uh, ad una maggiore corresponsabilità, mi viene da dire. Quindi, questa consapevolezza si cerca di far maturare anche all'interno dei fedeli. Sì, noi siamo nel vivo del cammino sinodale voluto da Papa Francesco, <ride> voglio dire voluto fortemente e con tanta passione da Papa Francesco. sinodo è eh, un'istituzione della Chiesa, della Chiesa Cattolica, eh, che dopo il Concilio Vaticano II ha avuto un impulso, uno slancio, anche poi con modalità nuove, di cui Papa Francesco si sta facendo interprete operativo, concreto, in un modo, in un modo forte. Quindi ecco, sinodo dal greco, camminare eh, insieme, eh, tradizionalmente era realizzato soprattutto con finalità disciplinari, per arrivare a elaborare delle norme, delle regole. Eh, da mettere in atto ad esempio nelle diocesi, quindi tanti sinodi diocesani ad esempio nel corso della storia. Eh, poi eh, erano assemblee, il sinodo è un'assemblea di fedeli che ha eh, la finalità, la funzione di consigliare il pastore eh, riguardo appunto alla vita della comunità cristiana. E il Vaticano II eh, ha dato una vitalità nuova eh, aprendo i sinodi eh, eh, oltre alla presenza solo dei, eh, dei chirici, quindi dei sacerdoti, del clero, eh, a, tutti, eh, a tutti i fedeli, quindi eh, sono assemblee eh, non solo di, di sacerdoti, ma eh, di fedeli laici, di religiosi, di donne, uomini. Eh, una, espressione, una rappresentanza mm. eh, completa, complessiva del popolo, del popolo di Dio. E... Dico, riguardo a questo noi abbiamo visto proprio eh, come questo sinodo eh, abbia avuto una eh, importante partecipazione di teologi, di teologhe, eh, anche... Eh, eh, con eh, la presenza di qualcuno che portava delle esperienze, pur non essendo anche pienamente organico, alla Chiesa c'è stata una scelta anche eh, molto eh, innovativa, proprio perché la Chiesa si mette in ascolto eh, per poter decidere, per poter comprendere come accompagnare un po' eh, l'umanità. È un po' questo lo stile che ha assunto il Concilio Vaticano II e che dobbiamo dire a volte anche con un po' di fatica, sta sempre più maturando. Papa Francesco usa quell'espressione, dice sono passati 50 anni dal, 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 eh, dal concilio, di solito per l'attuazione dei concili ci vogliono 100 anni, quindi siamo a metà strada. Effettivamente però questi segnali che vengono da, eh, dal Papa, dalla Chiesa che acquisisce una nuova consapevolezza proprio in questi cammini, eh, sono segnali importanti. Ah, sicuramente eh, Papa Francesco ci ha tenuto tantissimo a questo sinodo, eh, che è un sinodo eh, sulla sinodalità. Di metodo, <ride> non, oltre ecco, che di metodo. Ecco. Non è un sinodo su uh, aspetti specifici della vita della Chiesa eh, come ad esempio sulla famiglia sui giovani oppure eh, relativo alla vita della Chiesa eh, in alcune aree del mondo ad esempio per l'Africa per l'Europa eh, peraltro ecco eh, questo cammino sinodale eh, 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 realizza una, mo una modalità eh, particolarissima di coinvolgimento della base, della base eh, in riferimento poi a quell'istituzione che è il Sinodo dei Vescovi, mm. eh, che fu voluto da Papa Paolo VI mm. a conclusione del Concilio Vaticano II, eh, quasi in un certo senso per dare una sorta di continuità a quell'esperienza del Concilio. E, e quindi questa istituzione permanente della Chiesa, sempre con la funzione poi di eh, offrire eh, il consiglio, il parere, eh, fare anche analisi della realtà eh, a beneficio poi della Chiesa intera e specificamente mh, eh, del Santo Padre che poi ha la funzione, la missione di governare. L'importanza di questo processo secondo me è anche eh, legata al fatto che c'è l'idea di ritornare un po' alle radici del cristianesimo, quindi anche eh, rispetto proprio al, eh, al, al collegio a, apostolico, alla figura del papa, di, eh, eh, del primato petrino e eh, educarsi anche a questo cammino sinodale. Parte della Chiesa Cattolica può essere anche un'apertura importante nel, nel cammino ecumenico con le altre Chiese perché si mostra come eh, effettivamente quell'idea di una Chiesa inclusiva è qualcosa che il Concilio Vaticano II ha eh, chiaramente eh, eh, dire, dettagliato, ma che effettivamente poi fa passi concreti, ma sicuramente. Ehm... Papa Francesco ha voluto questo sinodo appunto per ehm, ascoltare, quindi coinvolgere, innanzitutto chiamando, invitando tutti, eh, affinché tutti possano essere ascoltati, eh, e creando quindi anche un'occasione di confronto. Eh, per cui un coinvolgimento della base, quindi non solo una riunione di un'assemblea eh, rappresentativa ed espressiva eh, di, del popolo cristiano, eh, ma insieme e unitamente e contemporaneamente questa, eh, questa volontà di coinvolgere, possiamo dire la base, comunque possiamo dire eh, il popolo. Non solo i fedeli, in fondo ecco, anche, anche persone non credenti, anche tantissimi non praticanti. Oh. Per cui questa attività che poi eh, eh, siamo stati chiamati a svolgere eh, nelle diocesi e poi specificamente, concretamente nelle parrocchie, eh, di eh, creare delle occasioni. Eh, di incontro, ehm, invitando letteralmente tutti, anche se gli inviti poi potevano essere fatti eh, rivolgendoli specificamente a, a dei gruppi, a, a dei, delle persone, eh, delle persone eh, in modo che eh, ci fossero dei, dei momenti, delle occasioni concrete, operative, eh, per eh, dire la propria eh, dire eh, proprio pensiero, la propria opinione, eh, la propria idea, la propria proposta eh, che poi affluisse ecco, eh, verso eh, poi, eh, gli ambiti poi ulteriori in cui il sinodo, il cammino sinodale si, è, si sta si sta realizzando. Quindi... Infatti anche questa divisione in tappe, eh, l'idea che appunto tutto deve venire fuori e poi si ci si apre al discernimento sapienziale, quindi alla comprensione che la Chiesa fa di quei fenomeni che sono nella realtà e che quindi non può far finta di non, di non conoscere, di non vedere. E, e probabilmente eh, questa, eh, ripeto, questa dinamica... Diventa anche una dinamica un po' pedagogica per la Chiesa stessa. Ma questo, ecco, nell'intento di questo cammino sinodale, quindi di Papa Francesco, questo metodo eh, dovrebbe poi passare nella ordinarietà della vita della Chiesa. Quindi questo ascolto eh, non limitato solo diciamo, a pochi, ma che coinvolga. Eh, eh, quante più persone possibile, che poi porti a un discernimento, quindi a una valutazione, a una riflessione, per poi vedere operativamente come procedere, come eh, camminare eh, come Chiesa nel modo più opportuno, tenuto conto dei tempi, delle realtà, dei contesti. Eh, C'è cioè questo sinodo per dirci... Con franchezza, eh, con chiarezza, con apertura di cuore, come nella Chiesa si cammina insieme e, e, e quindi eh, luce e ombre e anche poi, e poi, soprattutto, per poi prendere spunti per il cammino. Eh, oltre il sinodo, oltre questo sinodo. Allora, proprio prendendo spunto da questa riflessione, noi abbiamo due tracce. Una è naturalmente quella poi di un cammino a livello di chiesa, eh, di, 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 di chiesa diocesana che eh, assorbe eh, proprio le dinamiche sinodali e. e... E le mette in pratica. L'altro è quello su alcuni temi dove effettivamente poi la riflessione diventa eh, e anche le criticità che emergono diventa importante affrontarle. Riguardo al primo aspetto, nella diocesi di Vallo della Lucania, noi abbiamo vissuto un, eh, un momento anche particolare perché il sinodo è stato caratterizzato dall'avvicendamento tra. Monsignor Ciro Miniero e Monsignor Vincenzo Calvosa. Quindi effettivamente da un lato questo può sembrare un, un, quasi un ostacolo, un rallentamento, dall'altro probabilmente come Chiesa Diocesana noi abbiamo modo di assorbire due carismi eh, nello stesso cammino che stiamo facendo perché naturalmente monsignor Miniero ha caratterizzato eh, 12 anni diciamo eh, della vita pastorale di questa diocesi eh, eh, monsignor Calvosa è, alla sua prima nomina da vescovo quindi eh, ha mostrato da subito la volontà di, di aprirsi ad un confronto operativo che riguarda sia naturalmente il clero ma anche eh, i laici. Una cosa che mi ha molto colpito nell'inaugurazione nell dell'anno eh, pastorale è stato proprio il suo voler ribadire l'importanza di questo camminare insieme, di ascoltarsi e di aprirsi anche a soluzioni nuove rispetto all'organizzazione della. Della diocesi, una cosa che tra l'altro eh, mi riguarda molto molto eh, da vicino, essendo il vicario generale. Quindi eh, alcuni segnali già si stanno vedendo di questa, di questa eh, eh, prospettiva diciamo, di, eh, di ascolto e di eh, eh, apertura anche ad alcune novità. Eh sì, il cammino sinodale per quanto riguarda la nostra diocesi è venuto a realizzarsi. Si sta realizzando in, questo, in questa fase in cui appunto siamo passati dalla guida pastorale eh, da parte di Monsignor Miniero alla guida pastorale di eh, Monsignor Vincenzo Calvosa. Eh, è, è il sinodo, è un cammino di chiesa dove poi c'è la ricchezza del contributo di ogni persona per quella che è la sua parte, la sua missione, la sua responsabilità, i suoi carismi, carismi non solo come qualità eh, umane, personali, ma poi anche in modo particolare come eh, eh, attitudine suscitata dal Signore eh, nella vita di ognuno per il bene, per il bene della comunità. Quindi, Stiamo, abbiamo fruito, se così si può dire, <ride> eh, del, dei carismi di Eccellenza, Monsignor Miniero, ed ora eh, dei carismi della persona eh, del nostro pastore di oggi, Monsignor Carbosa. Devo dire peraltro, mh, oltre a questo, che eh, abbiamo anche risentito un po' oh, sul piano pratico del fatto che eh, queste riunioni, queste occasioni di incontro si devono fare in un periodo ancora in cui il Covid sì, sì, sì. si, si fa condizionato assentire. molto proprio. Questo di... ha condizionato molto, perché eh, eh, poi effettivamente eh, quel, ancora quel freno, quel timore nei riguardi del riunirsi del. Dello stare insieme si è fatto sentire, peraltro è un metodo anche tutto sommato sul piano pratico, diciamo anche nuovo, ma la Chiesa appartiene alla sua storia, alla sua tradizione, il fatto che il pastore ascolti i fedeli, ascolti queste le comunità, ascolti chi è preposto a offrire poi specificamente il suo parere al pastore stesso. Però questa modalità ecco, è sopraggiunta come direi anche una novità e quindi come tutte le novità ha avuto bisogno anche di una fase di comprensione, di assimilazione anche da parte di noi sacerdoti, di collaboratori nostri e di chi operativamente ha dovuto svolgere questa attività che poi continua. Monsignor Calvosa eh, eh, ancora il nostro augurio di lavoro molto bello con noi lo affidiamo al Signore eh, per il cammino da fare insieme a noi e, eh, ci chiama fortemente a questo stile di di ascolto eh, di eh, appunto di eh, arricchimento nello stare insieme, eh, nell'incontrarsi eh, e fare in modo che il Vangelo possa anche insinuarsi eh, in tante situazioni che magari non sono quelle tipicamente ecclesiali o specificamente di chiesa, ma in tante situazioni della vita della vita di ogni giorno. Eh, andato un attimo all'aspetto proprio anche eh, organizzativo che un po' la diocesi eh, eh, si prepara anche ad assumere in questo cammino, cioè, una cosa che mi ha colpito di, eh, di quello che ha detto ad esempio eh, monsignor Calvosa nell'incontro con i catechisti eh, è stato un invito ai laici a non essere troppo clericali. Eh, dicendo la, eh, eh, provo a sintetizzare, dice la, la mia idea è, di, è quella anche di un coinvolgimento del clero. Ad una, mh, dobbiamo valutare tante soluzioni anche rispetto alla difficoltà oggettiva di, delle microparrocchie, eh, quindi valutare effettivamente anche un percorso di corresponsabilità diversa anche con i laici. Però dice fate attenzione perché alle volte il problema. Eh, possono essere anche i laici che sono un poco eh, più rigidi rispetto ad alcuni schemi del passato. Eh, da questo punto di vista, io credo che eh, entrare nella lettura sapienziale di quelle che possono essere oggi le esigenze della diocesi è un passaggio veramente molto, molto importante che poi chiama delle scelte pratiche. Ad esempio, noi eh, si faceva notare come ci sono tante microparrocchie eh, e a volte. Eh, ci sono sacerdoti che eh, eh, girano eh, tra parrocchie anche in comuni diversi, e poi casomai nello stesso comune ci sono eh, parroci che hanno frazioni di parroccia cioè eh, del comune. Eh, da questo punto di vista, diciamo l'aspetto logistico organizzativo diventa anche un modo per eh, offrire l'opportunità al sacerdote di vivere con una diversa pienezza per il proprio ministero perché. Eh, il rischio è quello lì che si venga eh, come dire, strozzati dagli adempimenti formali, dal dire messa in tutte le, le singole realtà e poi non si abbia tempo per fermarsi eh, ad incontrare i fedeli, eh, a fermarsi per le confessioni, fermarsi a conoscere anche delle dinamiche che in un territorio, in una comunità sono presenti. Allora invece la figura del parroco da questo punto di vista è. È molto importante e centrale proprio per la crescita spirituale di una comunità. Eh, A Monsignor Calvosa, eh, in particolare noi sacerdoti, abbiamo fin da subito fatto presente eh, ciò che è, concretamente eh, 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 la situazione, situazione complessiva eh, e anche eh, gli aspetti particolari della vita della diocesi eh, a cui dare un'attenzione un eh, eh, approfondita, speciale. Quindi eh, sicuramente eh, all'attenzione del vescovo è e sarà, ma come lo stata anche all'attenzione dei vescovi che lo hanno preceduto, il fatto che la nostra diocesi ha un territorio vasto, eh, la nostra non è una diocesi piccola, <ride> non lo è sicuramente come territorio, non lo è neanche come popolazione, perché non arriviamo ai 160.000 abitanti ma eh, oltre 150.000. Eh, poi il dato andrebbe eh, elaborato eh, tenendo conto dei non cattolici e, di, e, e fare una, una interpretazione precisa del dato, ma le dimensioni ecco, sono queste della nostra comunità diocesana. E eh, siamo svantaggiati non tanto per il, numero, per il rapporto fra il numero di sacerdoti e eh, popolazione, ma per il numero dei sacerdoti in rapporto al numero delle parrocchie. Sì perché appunto 140 eh, parrocchie, alcune, molte delle quali piccole, alcune molto piccole, piccole eh, non mi riferisco al territorio, ma al numero dei fedeli, la parrocchia non è un territorio, la parrocchia è una comunità di fedeli che poi può essere identificata mediante un criterio territoriale come lo è. Eh, Questo è anche frutto dello spopolamento che tanti eh, comuni hanno eh, vissuto negli ultimi decenni. Sì, frutto di spopolamento di tante zone, soprattutto zone collinari, di alta collina eh, e, e quindi questa modifica della distribuzione anche della popolazione sul territorio, per cui eh, paesi, centri abitati che fino a qualche decennio fa eh, avevano una po popolazione mh, di una certa consistenza, ora... Eh, si vedono oh, proprio in una fase di spopolamento che li porta ad essere molto più piccoli rispetto mm. al passato. Poi altre zone, soprattutto le zone de delle pianure, delle piane e anche la fascia costiera, eh, che invece hanno visto un incremento della popolazione. Ora eh, ecco poi accade che eh, eh, un sacerdote parroco eh, eh, che ha eh, più comunità parrocchiali affidate alla sua responsabilità, alla sua guida pastorale, è chiaro che poi si vede nella necessità di moltiplicare il numero delle celebrazioni, soprattutto delle messe eh, di domenica e degli altri giorni festivi. Pensiamo poi anche al periodo eh, forti, eh? forti al Natale, la settimana santa, eh, e, e quindi con un impegno di energie, di tempo oh, notevole e eh, che non sempre poi gli dà la possibilità di eh, fermarsi eh, anche eh, con quella pacatezza eh, eh, necessaria per la relazione con, con le persone, con i fedeli, con la comunità eh, oltre alle distanze che eh, vanno pure percorse, a volte per raggiungere parrocchie affidate allo stesso, allo stesso sacerdote, e, e quindi ecco ora eh, questa fase in cui il vescovo sicuramente già si è reso conto, si sta rendendo conto anche visitando di persona di persona, sì. eh, già tante tante comunità parrocchiali, quindi conoscendo non solo la sì. geografia sì. ma poi soprattutto la realtà umana sì, eh, sì. E, e quindi poi ecco per arrivare a, a, poi a pensare, elaborare, ascoltando tutti, eh, delle indicazioni non per lavorare di meno, ma per lavorare meglio ah. e non per offrire di meno alle piccole comunità ma per offrire loro un servizio che eh, possa avere anche un tono eh, e un'impostazione eh, eh, diciamo fare, fa, fare i conti con i tempi e non guardare indietro ma provare a guardare avanti sì. potremmo sì. Sintetizzarla, sì. sintetizzarla così una cosa eh, che eh, ritornando un poco a quelle che sono anche il modo di quello che è un po' il modo della Chiesa di stare sui, sulle situazioni vere, sulle situazioni delicate delle persone. Eh, di questo abbiamo detto la, lo si affronta nel cammino sinodale, lo si affronta nella quotidianità diciamo, della vita della Chiesa. Eh, eh, ci sono due eh, temi che mi farebbe piacere in particolare affrontare. Da un lato sono quelli del, uh, legati un poco anche alle, uh, alle famiglie e alle situazioni che riguardano anche uh, quelle che possiamo dire le famiglie regolari, delle esperienze un po' particolari, che tante volte le si affrontano soltanto da un punto di vista di, uh, um, uh, di approccio pastorale, ma in realtà come la Moris Letizia pure... Ci insegna, Papa Francesco, in questo ad esempio in particolare, mentre tutto il dibattito si concentrava sulla comunione ai, ai risposati o meno, e, 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 lì il Papa devo dire con una grande serenità e, e anche eh, eh, in una. Eh, profonda continuità dottrinale con la familiare sconsorzio di San Giovanni Paolo II, però uh, ha aperto uh, a, al, ai processi di discernimento, cioè quindi ha reso uh, uh, ancora più consapevole la Chiesa dell'importanza dei processi di discernimento. Ma una cosa che a me ha colpito molto è che lui, prima di uh, uh, qualunque considerazione di carattere pastorale, dice... Andate a verificare la validità del vincolo. E da questo punto di vista eh, è importante eh, capire anche che effettivamente, soprattutto per come si arriva oggi al matrimonio, tanti matrimoni sono viziati da una nullità di fondo. E quindi eh, possiamo spiegare un po' eh, quali sono gli elementi, perché ripeto, questo, questo programma serve anche per portare un tipo di di comunicazione e di informazione nelle case rispetto a, a, a anche a delle barriere che tante volte ci sono. Però capire che eh, di fronte ad una unione eh, matrimoniale che diciamo, non ha funzionato, che ha mostrato delle criticità, in realtà ci poteva essere un vizio sacramentale proprio perché non si è maturata bene quella decisione, quella scelta, perché casomai si è condizionata quella scelta a mille altri... Uh, fattore a me viene eh, ricordo, ricordo un incontro che facemmo con la pastorale familiare nella quale, eh, nel quale appunto, si diceva come tante volte nelle nostre realtà eh, le ragazze dopo tanti anni di finanziamento dicono è più facile a si divorziare che non a non sposarsi perché ci sta troppa pressione da parte delle famiglie della comunità Allora quali sono materialmente i capi di nullità che noi possiamo incontrare concretamente nella, nella, eh, eh, in un sacramento che appunto viene, può essere dichiarato nullo? La Chiesa ha a cuore di offrire la bellezza del matrimonio come il Signore ce l'ha offerto e come il Vangelo ce l'ha ce lo fa comprendere e, e, e come Chiesa e, e, siamo chiamati ad essere attenti verso le tante situazioni complesse, difficili, e, delicate, e, fra le quali e, anche le e, situazioni, le vicende. Eh, di, eh, di eh, matrimoni che poi eh, sono finiti quanto a, a vita coniugale, quanto a vita insieme. E in questi casi, ecco, quando non c'è prospettiva di ripristino oh, della, della vita coniugale, ecco allora, mh, noi mh, pastoralmente eh, consigliamo di Approfondire la propria vicenda mediante una causa di nullità. Eh, sovente si sente dire di annullamento. Il termine eh, a, a tecnico, a, perché non è corretto. Eh, corretto. Che nullità significa che il sacramento non era valido dal principio, sì, l'annullamento sì. invece interviene su in un, un, o, in un secondo momento. Invece, noi parliamo di un momento nel quale il sacramento. Era privo di alcuni dei requisiti e quindi di fatto la Chiesa non fa che verificare e accertare quella situazione di fatto. C'è la possibilità di rivolgersi eh, intanto al parroco, ai sacerdoti con cui si ha relazione, di cui si ha fiducia per iniziare a, eh, a parlare della propria vicenda. E poi eh, io personalmente in diocesi mh, da svariati anni svolgo il servizio di, di eh, accompagnamento pastorale, quindi anche di consulenza e di orientamento per i casi di nullità del matrimonio, quindi eh, i parroci stessi poi eh, eh, consigliano oh, alle persone eh, che si, si sono recate da loro mh, per queste ragioni. Eh, consigliano anche mh, di rivolgersi eh, alla cura e quindi eh, eh, di fruire di questo servizio che in diocesi offro eh, e eh, per iniziare a, a vedere se effettivamente ci sono i presupposti per arrivare poi, eh, fatto questo iter, eh, ad ottenere dalla Chiesa stessa Quel pronunziamento mh, ufficiale, eh, con cui viene riconosciuta la nullità di quel sacramento celebrato in Chiesa. Eh, nullità che, mh, ecco, mh, può dipendere da, da vari fattori, eh, tenendo presente che eh, eh, la celebrazione mh, per essere valida necessita della, eh, della integrità di tre, di tre elementi, il consenso, l'idoneità e la forma. Il consenso è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna diventano marito e moglie e il consenso è l'essenza stessa sì. del matrimonio. L'idoneità eh, consiste, eh, la possiamo indicare, come l'assenza di impedimenti cioè di fattori che se presenti non consentono, ostacolano la celebrazione di un matrimonio valido, pensiamo per esempio avere l'età minima richiesta, quindi no. la, la maggiore età ad esempio, no. oppure che non ci siano eh, insomma, ad esempio eh, impedimento di, ehm, di parentela, eh, alcuni di questi, impedimenti cose. sono presenti sia nel diritto della Chiesa cattolica, il diritto canonico, sia nel diritto civile, alcuni invece solo nel diritto della Chiesa, ad esempio... L'impedimento di differenza di religione, per cui bisogna chiedere un permesso per il bene della persona eh, al vescovo, l'impedimento ehm, di ordine, che ha ricevuto il sacramento dell'ordine, ad esempio il sacerdote, io potrei sposarmi civilmente, ma eh, in, chiesa, in chiesa no, perché ho ricevuto il sacramento dell'ordine e mi sono impegnato al celibato. E. Ehm, e poi l'altro elemento, la forma, cioè le modalità da mettere in atto affinché dichiarando il consenso, la volontà di diventare marito e moglie, effettivamente venga celebrato il sacramento, quindi la presenza del parroco in quel momento, di un suo delegato e di due, di due testimoni. Però la nullità fondamentalmente nella casistica diffusa... Eh, dipende da questioni relative al consenso, per cui mh, per lo più o si tratta di una volontà, un consenso matrimoniale che eh, non è completo, non è integro eh, come invece è necessario che sia, ehm, perché ad esempio… Ad esempio eh, nel pronunziare le parole al momento del matrimonio, eh, si dichiara ad esempio, la volontà di vivere insieme per tutta la vita, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia e di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Ma in realtà la volontà vera non è quella dichiarata esternamente, ma con una riserva mentale. Eh, non, va, non viene espressa la vera volontà che è quella di stare insieme ma non, non sicuramente per tutta la vita ad esempio ma io poi se non mi ci trovo lo lascio, lo lascio. e questa è l'esclusione della indissolubilità che è un elemento una caratteristica essenziale del matrimonio sacramento per cui io mi sposo in chiesa e quindi sono chiamato al matrimonio che è il dono di me per tutta la vita ma se io non voglio donare me stesso per tutta la vita e allora il matrimonio sarà valido civilmente ma come sacramento no oppure anche ad esempio l'esclusione dei figli l'apertura alla vita l'apertura alla vita perché se io mi sposo in chiesa ma non li voglio i figli oh, poi si vedrà da non confondere con li voglio sì ma non subito che è volontà di averli anche se è posposta nel tempo, ma mh, quella incertezza, quindi quella mancanza di certezza riguardo al volere eh, i figli, eh, ecco invalida il, il, il sacramento, quindi sarà valido civilmente ma eh, davanti al Signore per la Chiesa no. Eh, anche ad esempio la questione della fedeltà non è l'infedeltà messa in atto che invalida il matrimonio però eh, al momento delle nozze nel momento in cui appunto io con le parole esprimo il mio consenso matrimoniale eh, se io eh, mi riservo la libertà di avere con altra persona un tipo di relazione che invece io mi impegno ad avere completamente eh, solo con mia moglie, con mio marito, e allora io sto escludendo eh, quel bene che è la fedeltà, il sacramento oh, non è valido. Poi c'è anche la possibilità mh, della convalida in un secondo momento, perché se la persona eh, in coscienza si rende conto anche perché. Ad esempio, chiede, si rivolge, si fa consigliare, porta dentro di sé dei dubbi, arriva ad avere la certezza eh, che eh, ci sia eh, un'invalidità del sacramento per uno di questi mm. motivi o per altri, però c'è l'intenzione invece di vivere eh, la vita. Diciamo brava. una correzione in corsa della corsa. volontà. Ma altrimenti, come quando <ride> succede che appunto eh, la vita insieme finisce. E, e, e ad esempio, in molti casi si passa ad un'altra unione con un'altra persona e si desidera di nuovo celebrare il matrimonio in chiesa, e, e allora ecco ci si rivolge alla chiesa stessa, la quale, mediante i tribunali ecclesiastici, analizza la vicenda e arriva a un pronunziamento. E, Rispetto a questo io dico, avendo ascoltato un poco quelli che sono eh, i, i motivi di nullità del vincolo sacramentale, eh, ci si rende conto come forse eh, ancora più che in passato, siano tutti questi elementi veramente da attenzionare molto perché? Perché in realtà la società rispetto alla sensibilità, rispetto a questi temi, è molto più Uh, accondiscendente voglio dire eh, e quindi effettivamente l'idea di uh, uh, un matrimonio a termine che uh, soltanto qualche decennio fa non veniva presa in considerazione oggi invece viene, uh, diventa quasi un costume diffuso e quindi uh, nonostante si chieda il, uh, di ricevere il sacramento in realtà si è, come dire, mondani, come direbbe Papa Francesco, fortemente condizionati da una mentalità mondana, come pure immaginiamo. Io dico queste cose, entro proprio nello specifico, perché può essere importante anche per chi vive queste situazioni, nel caso mai le vive con una, eh, con una difficoltà interiore, anche spirituale, però eh, mettiamo il caso di, eh, rispetto alla fedeltà, cioè l'idea di, di dire, vabbè, io mi sposo, però la scappatella me la posso sempre fare. Allora è evidente che quell'approccio che potrebbe anche andare bene da un punto di vista civile, sebbene anche a livello civile sia prevista la fedeltà come, come elemento, però a livello sacramentale è decisivo, è determinante rispetto alla validità del vincolo. Eh, perché noi. Siamo di fronte ad un sacramento e questo è quello che a eh, me viene da fare. Anche un altro esempio concreto: eh, casomai, una, una coppia decide di sposarsi perché è in attesa di un bambino, quindi il classico matrimonio riparatore. Però si dice dopo questo non ne facciamo più perché sono altre le priorità. Anche in quel caso c'è una chiusura alla vita, nonostante eh, eh, per dire concretamente una, quel matrimonio abbia casomai uh, un figlio o dei figli, però è la prospettiva che dal momento del sì si ha del matrimonio che lo fa diventare un sacramento valido o non valido. Quindi rispetto a tutte queste cose è, è bene appunto farsi accompagnare dai parroci, naturalmente lo dico senza, non tutti i parroci hanno la stessa sensibilità rispetto a questi temi, però appunto Don Franco, eh, e, e si occupa di questo proprio e, in curia, quindi eh, per chiunque avesse eh, esigenza, dopo il primo passaggio con, eh, con eh, il proprio parroco può eh, confrontarsi che, ripeto, non deve essere, eh, io credo che è un, è un, è un passaggio di, di discernimento fatto insieme ad una persona esperta che può casomai sensibilizzare, e far porre l'attenzione su alcune dinamiche che eh, casomai mh, alle quali non si pensa nemmeno, però effettivamente il valore sacramentale e il valore civile hanno caratteristiche non dico completamente diverse, ma sostanzialmente diverse, proprio perché eh, sebbene si, 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 si maturino nello stesso momento, il si sì valga per entrambi, però... L'approccio con il quale ci si avvicina è, è diverso. Ecco, sì. ma è, ecco è, è utilissimo, direi necessario, per il bene spirituale della persona, appunto, chiedere per farsi aiutare a capire, mm. a rendersi conto, ma quel mio matrimonio. Che ho celebrato in chiesa è un matrimonio vero, valido o solo apparente come sacramento. Quella donna, quell'uomo è mia moglie, mm. è mio marito davanti al Signore oppure no? E, e, e questo eh, poi eh, eh, aiuta in un modo importantissimo poi la vita stessa della persona, eh, la coscienza e la vita concreta. Eh, anche la possibilità, eh, in vista della possibilità, di nuove nozze in chiesa. Io ho menzionato solo pochi, alcuni sì, dei sì, motivi sì, di utilità, sì. ovviamente. Non dobbiamo così, fare una lezione altri, di diritto canonico, eh, però sono quelli che. Ma ho menzionato quelli che eh, sono particolarmente diffusi, eh, direi quasi in un modo capillare nella. Eh, eh, nella, nella casistica, che poi è un po' questo lo scopo che ci, ci prefissavamo. Un altro tema voglio: perché eh, eh, è, è importante anche questo: in questi giorni abbiamo visto che anche eh, voi siete stati a, a, a Roma proprio ad un incontro. Eh, perché la Chiesa riflette molto anche sul tema della tutela dei minori. Noi sappiamo che eh, questo è stato un una ferita che ha lacerato uh, la Chiesa uh, e rispetto a questo uh, però oggi c'è veramente un'attenzione uh, enorme, uh, naturale mi verrebbe da dire, giusta, sacrosanta per usare un termine, perché naturalmente uh, sebbene a livello mediatico casomai si voglia Additare la Chiesa ingigantendo i fenomeni, però in realtà basterebbe un solo fenomeno di violazione di questa, della, della, della sacralità dei minori per, per giustificare diciamo, eh, la rabbia, verrebbe da dire anche nei confronti di, di chi infanga la Chiesa, infanga eh, eh, il dono che Cristo ci ha fatto della Chiesa. Ecco, da questo punto di vista, allora in questi anni, sicuramente è cresciuta molto, è maturata molto la consapevolezza della Chiesa anche attraverso degli strumenti concreti, cioè pensiamo anche alla denuncia alle autorità civili immediata rispetto a determinate segnalazioni, però è un tema che non va affrontato diciamo, di pancia, perché è un tema complesso rispetto al quale bisogna fare fare attenzione, fare discernimento anche rispetto alle segnalazioni. Da questo punto di vista come è organizzata la Chiesa proprio per trattare di, di, di questi temi? Sicuramente eh, c'è una sensibilità marcata, forte. Eh, I pontefici eh, e quindi poi gli episcopati nazionali, quindi i singoli vescovi, e eh, eh, con la collaborazione di noi sacerdoti e di quanti operano eh, in questi ambiti, eh, stiamo cercando innanzitutto eh, all'interno eh, dei nostri ambiti stessi di soffermarci eh, nel modo necessario oh, su queste tematiche, su queste problematiche. Eh, e, e poi anche di eh, ecco, dare segni concreti della premura della Chiesa eh, verso tutto ciò. Questa premura che poi eh, ecco, mh, eh, in questi anni si sta eh, realizzando in particolare mediante eh, l'attività eh, dei servizi eh, per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, che eh, voluti fortemente da Papa Francesco, per cui c'è un servizio nazionale della conferenza episcopale italiana, eh, ci sono i servizi regionali eh, per la tutela dei minori e, de e degli adulti vulnerabili e ci sono i servizi diocesani. Eh, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Eh, con l'intento, oh, intanto siamo in una fase eh, man mano di crescita. Mm, eh, io da alcuni anni eh, eh, ho questo oh, incarico in diocesi di referente diocesano per la tutela dei minori che mi fu conferito da Monsignor Miniero da quando questa attività ecclesiale è partita e quindi ora sto proseguendo in questo incarico con Monsignor Calvosa. Il servizio ha la funzione di operativamente, di realizzare la premura della Chiesa nel sensibilizzare Riguardo uh, al problema dell'abuso, nel sensibilizzare per prevenire, eh, nell'accompagnare eh, le persone vittime di, di abuso e eh, nel collaborare eh, con i pastori, quindi con i vescovi, eh, anche nel. Eh, riguardo a questi ambiti eh, e, e anche offrendo anche eh, eh, il proprio supporto anche nel, eh, nel discernere, nel operativamente eh, procedere eh, per, per realizzare eh, queste attività eh, che poi eh, sono, ecco, sono espressione dell'amore che la Chiesa ha eh, verso eh, verso chi è, è, è rimasto vittima, o, o, o verso eh, tutti coloro che eh, hanno bisogno di essere aiutati a porre attenzione mm. eh, eh, verso, verso, verso questa, questa tematica. Quindi... Eh, sicuramente parlare di questi temi è sempre difficile perché eh, eh, pensare a a cos'è la Chiesa, alla santità della Chiesa e pensare che all'interno della Chiesa si possano verificare, eh, io dico senza mezzi termini, fenomeni diabolici, perché le categorie eh, per noi credenti sono queste, opera in noi lo Spirito Santo, opera in noi eh, l'influsso del maligno e sicuramente l'approfittarsi di debolezze altrui che qui trova poi eh, nel caso dei minori e nel caso dei degli adulti eh, 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 diciamo con, con degli svantaggi eh, assume veramente una portata eh, diciamo proprio ignominiosa alla massima, alla massima potenza e perciò diventa anche complesso stare eh, monitorare essere presenti e avere anche la capacità di eh, eh, intervenire su tutte le situazioni e su tutte le persone coinvolte. Allora eh, una grande critica che veniva fatta in passato alla Chiesa era quella casomai che quando si scopriva qualche cosa del genere si spostava il parroco. Oggi sicuramente eh, c'è una consapevolezza nuova, la Chiesa è anche eh, vive i tempi e quindi matura delle consapevolezze anche rispetto ai tempi, rispetto... e quindi ringraziando Dio oggi eh, non non c'è più questa leggerezza rispetto a dei temi così delicati, però effettivamente eh, lì si tratta di intervenire eh, dicendo chiaramente la Chiesa da che parte sta, il Vescovo da che parte sta, i preti da che parte stanno, eh, la comunità da che parte sta: allora sta sempre dalla parte della vittima e eh, accompagna, eh, diciamo, per sanare le ferite. In questo ci sono stati degli incontri che Papa Francesco ha avuto. Uh, distraziante uh, uh, come dire, uh, intensità perché uh, non si sono nascoste però poi noi vediamo anche dei fenomeni uh, come quello del cardinale Pell che uh, è stato, uh, è diventato il modo più facile per screditarlo rispe rispetto ad un'accusa completamente infondata quindi diventa importante realmente stare nelle situazioni, conoscere le situazioni e prendere le decisioni giuste che salvaguardino uh, uh, le, le, le persone che ne sono coinvolte. Quindi veramente è un tema delicatissimo. Un tema delicatissimo. La Chiesa ama la verità e quindi cercare poi la verità. Eh, affinché si realizzi la giustizia eh, fa parte dell'essenza dell della vita della comunità cristiana e eh, direi della società civile e eh, in particolare eh, nostra come chiesa in modo specialissimo riguardo ai casi eh, di, eh, di abusi. Certamente in passato eh, si agiva e si operava con la sensibilità e con gli strumenti mm. che c'erano allora, eh, strumenti anche sul piano giuridico canonico, eh, i quali sono stati eh, aggiornati, quindi mh, ci sono state delle riforme riguarda la normativa canonica eh, su come affrontare i casi di, eh, di, di, di abuso eh, a seguito di denuncia o comunque di notizia che eh, perviene all'autorità canonica competente e, e poi questa sensibilità forte che eh, adesso vogliamo far crescere. Affinché eh, nei, negli ambienti della vita della Chiesa e da parte di tutti gli operatori della Chiesa, quindi sacerdoti e, e insieme ai sacerdoti anche operatori pastorali, collaboratori, eh, catechisti, insegnanti, genitori stessi, animatori, eh, tutti coloro che hanno eh, nella vita delle comunità cristiane. Eh, rapporto con, eh, con i minori ecco, possano ricevere questo, eh, questo aiuto a, eh, a, ad essere persone sensibilissime e quindi accorte, prudenti e, e quindi vigili e quindi eh, oneste moralmente. Eh, e quindi eh, capaci ecco, di mettere al bando eh, qualunque, qualunque possibile manifestazione di, di queste, queste gravi problematiche. Eh, ripeto, è, è un tema naturalmente eh, che è giusto affrontare e, e, e ribadisco, è giusto sapere che... Eh, eh, sono temi sui quali non ci sono uh, titubanze eh, e quindi eh, è importante anche, anche questo perché chi si macchia di peccati così gravi non, non fa che i, infangare la, la, la Chiesa, la verità, la bontà del Signore e quindi l'amore che il Signore invece... Eh, riversa su, su tutti e su ciascuno. Quindi io veramente, eh, noi siamo arrivati alla conclusione di questa, eh, di questa puntata. Io ringrazio Don Franco per, eh, per essere stato qui, per averci aiutato anche ad entrare un po' nel merito di tematiche un po' delicate, un po' spinose, però eh, ci è sembrato opportuno farlo proprio eh, con lui, proprio per, per la sua la sua preparazione, la sua competenza e anche mi permetto di dire per la sua profonda sensibilità rispetto a queste tematiche. Allora, eh, di nuovo grazie a Don Franco, noi eh, naturalmente come ogni puntata ci, eh, ci salutiamo, ma ci salutiamo con un contributo. Questa, eh, questa volta eh, abbiamo eh, un, un contributo particolare che eh, anche per riprenderci uh, e, e darci un, un tocco di, uh, di, di ottimismo eh, ed è un seminarista uh, Raul eh, che fa anche il prestigiatore e quindi attraverso l'illusionismo con il gioco delle carte riesce a raccontarci per intero il Vangelo e la vita di Gesù vediamolo e arrivederci alla prossima puntata grazie grazie a te e a voi Vorrei raccontarvi una storia con il mazzo di Carte Però prima mescolo e divido perché altrimenti quello che farò non avrebbe nessun senso Infatti una mano innocente anche può dividere Ecco, perfetto E dopo qualche divisione, mischia di più, possiamo iniziare con la storia È una storia vera Che è successo? Divido un'ultima volta questa, questa storia è avvenuta 2000 mil años fa, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarna en el seno de la Virgen María, que era fidanzada con un uomo llamado Giuseppe. Y fue en una humilde grotta donde decise nacer el figlio de Dios, Jesús, adorado dai magi d'Oriente, y tre magos. Jesús visse en terra un total de 33 años. Y al inicio de la su vida pública, Celse y dodici apóstoles, Aiquil insegna a vivere secondo lo spirito delle auto-beatitudini. Maestro, chiese uno di loro, fino a quante volte dobbiamo chiedere perdono? Fino a sette volte, non vi dico fino a sette, ma 70 volte sette, rispose Gesù, che per dimostrare che era figlio di Dio fece numerosi miracoli, come la moltiplicazione dei cinque pani e due pesi. Allora Gesù era il buon pastore che lasciava le 99 pecore per cercare e salvare a quella persa. E per questo ha sofferto la, il tradimento di un suo amico. Alza donde voy. Cuesta mi colo, tradice el precio de uno schiavo. Dieci, venti, 30 monete. Poi viene tradito per Pietro. Tú, tú soy uno de sus discepoli. No, no, e no, no. Trispose, e così li nega tres volte. Viene flagellato durante 45 y cinco minutos y e a la fine crocifisso. María, su madre, era allí, a piedi de la e vide come el sacro cuore de su figlio. Era trafito de la punta de una lancha. Pasó un giorno, segundo, terzo giorno. María, insieme all'altra la otra María, al sepolcro para ver el corpo de Jesús. Pero sono rimaste colpite, vedendo que el sepolcro era vuoto. Jesús era scomparso. Era risorto, como había promeso. Era parso a su discepoli, facendo vedere le cinque piaghe, porque credero, de dai cinque continenti a predicare i cuatro Vangeli. così fu la storia e cosí de l'aura contata.